e si chiama Rex, la piattaforma di Union Camere che gestisce i dati sensibili delle aziende, uno strumento per controllare il movimento di capitali. La prefettura di Catanzaro ha firmato un accordo con la Camera di Commercio per il suo utilizzo al fine di tutelare l'economia sana. Il servizio è di Emanuela Gemelli. Due firme per un protocollo che ha l'obiettivo di rendere più forte l'economia sana ma in difficoltà per il post pandemia e quindi facile preda delle infiltrazioni criminali che di soldi ne hanno tanti e hanno tutto l'interesse a farli circolare. Eccellenza, una grande preoccupazione per l'economia sana, perché bisogna riprendere ma bisogna anche fare in modo che la criminalità non metta le mani sulle aziende in difficoltà. Noi vogliamo come istituzioni essere accanto agli imprenditori, questo è un territorio, sappiamo tutti, molto fragile, che già ha scontato tante purtroppo infiltrazioni mafiose, quindi secondo me è ancora più importante essere attenti e cercare di non lasciare soli gli imprenditori e per quello che è possibile supportarli in tal senso. La prefettura di Catanzaro ha siglato l'accordo con la Camera di Commercio per l'utilizzo di una piattaforma telematica dentro tutto quello che identifica un'impresa, dalla compagine sociale alla dotazione economica. Rex, dopo Telemaco, è il sistema di infocamere che permette un'indagine preventiva ma soprattutto qualitativa sulle imprese, sui soggetti, sui soci delle varie imprese, quindi è un'intelligence davvero di qualità. Carattere regionale, però oggi abbiamo firmato l'accordo con la prefettura di Catanzaro per le 45.000 imprese della provincia di Catanzaro. Prevenzione, controllo, soprattutto in questa fase di post-Covid, dove purtroppo ci potrà essere qualche soggetto anomalo che si vuole infiltrare nelle attività sane.